Ciao! Allora, oggi cambio location, sono in bagno, solo perché la luce è leggermente più forte, quindi diciamo che riesco a farvi vedere meglio le cose. Mi dispiace se appunto in questo periodo veramente sono in pratica assente con i video e questo mi dispiace tanto, ma veramente non ho il tempo di farli. Quindi ne approfitto del giorno prima dell'ultimo dell'anno per darvi cioè un'idea per due o tre outfit, diciamo, per Capodanno per domani. Io non farò nulla di che, anche perché lavoro fino alle 10 di sera, quindi diciamo che fortunatamente non lavoro il giorno dopo, però comunque farò una cosa molto tranquilla con la sorella del mio ragazzo, quindi una cosa veramente tranquillissima. E quindi probabilmente sceglierò il look meno elegante fra i tre, anche perché comunque si svolgerà in casa, quindi non c'è niente da far vedere. Ecco, diciamo che forse meglio appunto stare su un qualcosa di un po' più tranquillo. Comunque vi do tre outfit. Premetto che purtroppo non riesco a farvi vedere né i gioielli che indosserò, né borse piuttosto che giubbotto, quello che è, perché in pratica non ho nulla dietro qua, ho ancora tutto nell'altra casa, devo ancora andare tutto a recuperare, ma probabilmente metterò la borsa di sempre e quindi sarò molto tranquilla. Allora, adesso voglio farvi vedere il primo abito che vi propongo, che è appunto un abito molto elegante, nero, che però appunto secondo me per come è fatto va bene anche per l'ultimo dell'anno, anche perché io di solito non amo i vestiti neri per l'ultimo dell'anno, ci vuole sempre un tocco di colore, però questo secondo me è molto fine ed elegante, quindi per una cosa non troppo appariscente. E questo qui è un abito quindi svanicato con una parte di ecopelle qua, diciamo sullo scollo, uno scollo bello profondo che comunque appunto si può mettere anche sotto una magliettina maniche lunghe o anche a lupetto, piuttosto che anche solo una manichina corta, una magliettina con la manica corta, sapete, di quelle o microfibra o sottogiacca, in modo tale da magari non far vedere questa scollatura perché non piace. E poi voglio farvi vedere l'abito, che è appunto un semplice tubino nero che arriva sopra il ginocchio con un effetto un po' palloncino, che va benissimo per chi magari ha un filino di cicciette, in modo tale da mascherarla. Diciamo che questo qui è veramente semplicissimo da portare, o sopra metterci uno scaldacuore, un coprispalle, anche solo appunto le maniche, diciamo, mettiamola così, oppure sotto mettere un lupetto manica lunga, manica corta, uno scollo tondo, ma di quelli abbastanza collati, perché non sta bene lo scollo tondo troppo largo sotto comunque uno scollo via. E questo qui appunto è veramente molto semplice. Le scarpe che indosserò per tutti gli outfit comunque, perché comunque ripeto, qua ho soltanto queste come scarpe eleganti, sono queste semplicissime décolleté nere con un bel tacco 10 credo più o meno, però è molto comodo perché ha questa bella pianta larga e ha un po' di plateau sotto. E sono appunto scamosciate in pelle. Queste qui veramente sono comodissime. Io riesco a portarle per tanto. La punta è comunque stondata, ma diciamo che ha una punta, ma alla fine è stondata, non è a punta a punta. Ma anche se ho visto che adesso tornano comunque le scarpe con la punta. Magari una punta più piccolina, però comunque durano ed effettivamente sono eleganti. Ecco, la punta lunga lunga non mi piace per niente, proprio ormai secondo me è bypassata. Allora, questo è l'altro abito che vi mostro e di questo me ne sono innamorata follemente appena l'ho visto. È un abitino bianco con questi profilini, diciamo, in ecopelle, sempre pelle finta ovviamente, e questo tulle vede non vedo appunto, che fa diciamo da scollatura, mettiamola così. È un abitino appunto bianco con questo disegno, dietro è semplicissimo, mentre invece non vi ho detto, ma prima l'altro dietro ha una fascettina elastica che poi si intravede anche qua, in modo tale da non far proprio vedere la riga delle tette, insomma. E questo è un semplice tubino che finisce giù un po' scampanato, però finisce un po' scampanato e c'è la stessa fascia ripresa appunto sulla manica,
una fascia appunto, ma è semplicissimo con la cerniera dietro. Però veramente di questo mi sono follemente innamorata, secondo me è molto molto elegante e nello stesso tempo però ha una certa grinta, forse. Poi vabbè, ovviamente parere mio. Tutti questi abiti li ho comprati in questo periodo. Mi sono innamorata follemente, li ho presi tutti in blocco. E niente, comunque questo appunto è un'altra alternativa all'abito classico nero, questo invece è un abito bianco, quindi un po' più di effetto, però secondo me è carinissimo. Io purtroppo appunto non potrò mettere neanche questo perché mi hanno già detto di vestirmi abbastanza coperto, cioè di vestirmi pesante, perché appunto probabilmente farà un po' freddo e quindi preferisco appunto vestirmi un po' più pesante per non patire. Mettiamolo così, però questo sicuramente lo sfuggerò in qualche altra occasione perché sicuramente è difficile. L'ultimo outfit invece è quello che appunto opterò probabilmente ed è un diciamo maglia e pantalone perché appunto almeno di adesso sono un filino più coperta. Questa è la maglia, che è una maglia beige un po' particolare perché vi faccio vedere. Ora l'ho voluta legare in questo modo, cioè lasciando un po' diciamo questa parte delle spalle nuda, dietro è fatta così, l'ho legata qua dietro e poi vediamo se riesco a farvi vedere. Qua dietro ha diciamo questa fascia elastica diciamo la particolarità è che appunto si può un po' giocare con questi due diciamo lacci, perché appunto uno può metterla così oppure intrecciarla e metterla appunto sotto il seno e poi annodarla appunto dietro. In questo modo, ovviamente vabbè, facendo un fiocchetto un pochino più carino, ma io in queste cose sono un po' negata. E questa appunto è una magliettina un po' versatile perché si può giocare un po' come si vuole. E in abbinata appunto metterò dei pantaloni veramente molto stretti e un pochino a vita alta, veramente molto molto stretti, con la zip sul fondo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Con la zip qua sul fondo, che sono appunto sono neri e hanno delle fasce qua laterali senza tasche, ovviamente molto 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 attillati e secondo me in questo modo veramente sono molto eleganti perché si possono mettere sia con una décolleté, quindi slanciare il tutto, oppure anche con lo stivale, con il pantalone dentro lo stivale, e quindi renderlo un pochino più easy, ecco, mettiamolo così, lo stivale basso anche. Io vedrò un po' domani come mi prende, perché appunto dopo una giornata di lavoro sinceramente non so come farò. Il trucco che ho su, credo che lo riproporrò anche per domani perché è un trucco veramente semplicissimo, anche perché ripeto il tempo a disposizione per prepararmi sarà pari a zero, ed è un trucco con delle labbra rosse che anche qui oggi sembrano molto più chiare di quello che sono veramente un bel rosso, ed è un trucco bianco sulla palpebra mobile sfumato un po' con un grigio glitterato nella piega dell'occhio e una riga di eyeliner abbastanza lunga per slanciare un po' l'occhio. Una cosa proprio semplicissima e probabilmente metterò un punto luce come collana e poco e niente come braccialetti, come sempre. Qui non sono una con tanti fronzoli, però probabilmente questo sarà l'outfit che opterò per domani, vediamo. Prossimamente vi farò anche vedere tutti gli acquistini e i regali che ho ricevuto questo Natale. Magari sempre facendo appunto vedere anche indossati, perché se vi faccio vedere questa maglietta ad esempio non indossandola credo che probabilmente avreste detto che schifo, cioè poi magari vabbè non vi piace, però a me sembra un'idea un po' carina, diversa dal solito, e poi la fascia nera richiama i pantaloni, quindi ok, niente, con questo video vi auguro anche una buona fine e un buon principio
Spero di essere un po' più presente l'anno prossimo e auguri a tutte. Un bacione, ciao!